Buonasera a tutti, qualche secondo, facciamo entrare le persone dalla sala d'attesa e cominciamo. Così non lo Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ok. Buonasera. Buonasera. Allora, chiedo la gentilezza di mettervi in muto e passo la parola a Stefano Zanoni che dà qualche indicazione appunto di tipo tecnico. Prego, Stefano. Grazie Stefania. Buonasera a tutti e benvenuti. Appunto alcune indicazioni tecniche. Chiediamo la cortesia di mantenere i microfoni settati in modalità muto fino al dibattito finale, quando si potranno riattivare appunto per le domande. Nel frattempo potete utilizzare la chat sia per cominciare a mandare le vostre domande, sia per segnalare eventuali difficoltà tecniche che vedremo in qualche modo di risolvere. Giusto per dare qualche indicazione, appunto, sulla barra degli strumenti, ci sono i pulsanti disattiva audio, disattiva video, oppure attiva audio, attiva video, e il pulsante chat per poter appunto cominciare a mandare i propri messaggi. Per prenotare qual proprio intervento, con la funzione alza la mano, cliccando sulla scheda partecipanti, si attiverà appunto la quarta funzione per il momento del dibattito. Ripasso la parola a Stefania Bastianello così da poter iniziare il dibattito di questa sera. Grazie a tutti. Grazie Stefano e benvenuti anche da parte mia a questo momento di approfondimento. Abbiamo scelto come tema appunto di affrontare la tematica su cui AISLA ha redatto un position paper, la persona con SLA in Dipartimento di Emergenza Urgenza. Un tema sempre molto insomma sentito e a livello nazionale e ancor di più in questo anno, in questo periodo di pandemia Covid. Abbiamo pensato di affrontare la discussione attraverso un caso e quindi io inizierò a leggere questo caso e abbiamo poi immaginato diversi scenari a cui daranno delle risposte i nostri esperti qui presenti che vi presento e introduco. Abbiamo la dottoressa Daniela Cattaneo, medico palliativista e consulente di AISLA, abbiamo il dottor Federico Fiocca, anestesista rianimatore e abbiamo il dottor Daniele Colombo, pneumologo, che hanno naturalmente contribuito alla stesura del position paper. Quindi io condivido ora lo schermo così tutti possiamo vedere il caso. Chiedo un feedback, un feedback, vedete Stefano, mi puoi dare un feedback? Sì, Ok, perfetto. perfetto. Va bene, allora leggiamo insieme questo caso. È il caso di Emilio. Emilio abita sulla dorsale appenninica, ha 62 anni, è pensionato e vive con la madre di 88 anni, vedova, affetta da demenza grave. Il nucleo è supportato da un assistente familiare presente nei giorni feriali H24, mentre il sabato e la domenica è la sorella della madre di anni 78, abitante a 5 km da loro, che si occupa di loro. L'abitazione di Emilio dista 30 minuti dal centro del suo comune di residenza e circa 50 minuti dal primo presidio ospedaliero, affrontando due valichi. Nel gennaio 2020 Emilio ha iniziato ad avere difficoltà a mantenere il fiato. Cantava quale baritono nel coro degli alpini della comunità montana di cui fa parte la sua città e ha dovuto sospendere la sua partecipazione. Dopo diverse visite, a marzo 2021 viene posta diagnosi di SLA bulbare. Durante questo periodo Emilio è diventato anartrico e disfagico ai solidi e ai liquidi. Il centro di riferimento, distante 2 ore dalla sua residenza, lo ha informato in modo esaustivo sull'evoluzione della malattia. Emilio ha avuto diversi incontri con gli pneumologi, nutrizionisti e gastroenterologi per valutare le diverse possibilità terapeutiche. La logopedista ha anche affrontato le problematiche alimentari e quelle comunicative. Emilio, pur grato, scusate, di aver avuto tutte le informazioni,
ritiene che sia troppa la preoccupazione sanitaria, sente che può ancora alimentarsi per via orale senza particolari rischi. Inoltre, non accoglie la disponibilità dei sanitari a redigere la pianificazione condivisa delle cure nei giorni di visita presso il centro. Dopo 10 giorni dall'ultima visita, durante i quali Emilio si è alimentato con cibo vario con grande circospezione, a seguito dell'assunzione di un cucchiaio di pastina in brodo, inizia a tossire in modo persistente e sente di soffocare. L'assistente familiare della madre presente si spaventa e vuole contattare il 112, ma Emilio lo impedisce. La madre non si accorge di ciò che accade, tutto si risolve in 3 minuti. L'assistente familiare, in seguito a questo episodio, discute con Emilio del suo disagio a vivere in un contesto così difficile e decide di concludere il suo contratto il giorno seguente. Emilio è in panico. Il medico di medicina generale, che conosce bene Emilio e sua madre, ha previsto da 2 mesi una visita al mese per monitoraggio. Il medico di medicina generale non può attivare l'ADI in quest'area appenninica per motivi organizzativi, per cui opta per un infermiere privato che abita a 7 km dal nucleo, con cui programma una visita alla settimana a carico di Emilio. Emilio inizia a seguire con maggiore attenzione le prescrizioni della logopedista dopo l'accaduto e contatta il centro di riferimento per anticipare la rivalutazione prevista per giugno. Emilio in solitudine una sera scrive le sue disposizioni anticipate per le cure e le affida alla zia, che si è trasferita da loro dopo la partenza dell'assistente familiare, in attesa di andare a depositarle al comune di residenza. 2 notti dopo, Emilio si risveglia per la presenza di un accumulo di catarro in gola. Il tossire non migliora la situazione e la zia chiama il 112. Emilio ha cambiato colore, la saturazione scende. Ecco, questa è, diciamo, la descrizione della situazione dall'inizio, dall'esordio della malattia al momento in cui Emilio ha questa crisi respiratoria. Abbiamo pensato a questi scenari. Scenario A. Emilio perde conoscenza prima che giunga al domicilio l'ambulanza. All'arrivo il medico del 118 lo intuba e lo trasferisce al primo presidio medico. Scenario B, ve li leggo tutti in modo che abbiate così un'idea di quello che abbiamo immaginato e poi li discutiamo uno a uno. Scenario B, Emilio è cosciente quando arriva all'ambulanza, ma è agitato perché la zia non comprende ciò che vuole dirle. Il medico del 118 lo intuba, lo seda e lo trasporta in ospedale. Scenario C. Emilio, in attesa dell'ambulanza, riesce a far capire alla zia di prendere le disposizioni anticipate delle cure e terapie. Quando arriva l'ambulanza, la zia non mostra le DAT e il medico del 118 lo intuba e lo trasferisce al primo ospedale. Scenario D. Emilio, in attesa dell'ambulanza, riesce a risolvere la sofferenza respiratoria e la saturazione migliora. Quando arriva il medico del 118, lo trasferisce nel primo presidio ospedaliero, dove esiste una pneumologia. Durante il tragitto, Emilio però ha una nuova crisi. Scenario E, Emilio intubato si risveglia e giunto in ospedale dichiara di non voler essere intubato. Scenario F, Emilio si risveglia in ospedale intubato e i sanitari gli dicono che bisogna tracheostomizzarlo. Un rianimatore stimola il team ad utilizzare la comunicazione aumentativa alternativa, ma nessuno la conosce. E infine, scenario G, Emilio, all'arrivo dell'ambulanza, è aspirato e trasportato al primo presidio ospedaliero dove è presente una pneumologia. Quindi, come dicevo, io ora do la parola agli esperti e rileggiamo rapidamente lo scenario A, quello in cui Emilio perde conoscenza prima che giunga al domicilio l'ambulanza, all'arrivo il medico del 118 lo intuba e lo trasferisce al primo presidio medico. Ecco, io su questo primo scenario vorrei sentire tutti e tre gli esperti, quindi darei la parola alla dottoressa Cattaneo, poi al dottor Fiocca e al dottor Colombo. Prego Daniela. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità di discutere di una situazione che non è così rara. Magari non siamo sull'Appennino, ci troviamo magari sulle colline di qualche nostra regione o ci troviamo ad una distanza non così
fattibile tra il centro di riferimento, l'azienda ospedaliera e la persona con SLA. Qui ci troviamo di fronte a due tematiche. Una, il medico di medicina generale e l'infermiere non hanno informato la zia. Questa zia, che alla fine è il caregiver reale di questa famiglia, in quanto purtroppo la madre è demente, non ha avuto le informazioni sufficienti per comprendere ciò che sarebbe accaduto. Probabilmente le informazioni le ha avute da Emilio, cioè dalla persona ammalata, ma noi sappiamo bene che spesso non sempre le informazioni che vengono espresse da colui che ha il disagio possono essere complete, oppure magari sono anche complete, ma colui che le accoglie tende ad non avere chiarezza o comunque dubita che tutto ciò che viene espresso sia coerente. Quindi è il sanitario, sono i sanitari che, come abbiamo visto, soprattutto l'infermiere, periodicamente stanno andando nell'ultimo periodo, 2 mesi, a visitare e vedere quindi i cambiamenti che si stanno manifestando. Emilio ha la possibilità di scegliere sempre che cosa vuole della sua vita e ha scelto di essere informato ma di non decidere. Questo fa parte delle possibilità sanitarie. Questo non significa però che tutti gli altri non debbano essere informati. Lo stesso vale per quanto riguarda gli specialisti e il medico di medicina generale, cioè il centro di riferimento, di fronte al fatto che Emilio non ha preso una decisione sulle proprie scelte, avrebbe dovuto avvisare la continuità assistenziale di quel territorio, quello che viene comunemente detto, giusto, la guardia medica o il 118. Così pure il medico di medicina generale, consapevole delle criticità logistiche, delle criticità sociali, assistenziali, cioè la presenza della zia anziana all'interno di una famiglia con delle problematiche assistenziali, avrebbe dovuto avvertire la continuità assistenziale e consentire quindi l'accesso presso questo domicilio da parte di persone competenti. Quando parlo di competenza, non da un punto di vista tecnico, ma competenza comunicativa, avevano tutta la conoscenza della malattia e del momento che stava vivendo Emilio. Infine, ma il centro di riferimento, di fronte alla telefonata fatta da Emilio, dopo una condizione di panico, non avrebbe dovuto leggere il perché? Una persona che non ha scelto mentre è lì da te, mentre viene in ambulatorio da te, mentre tu lo conosci da un punto di vista tecnico e ti chiede un anticipo di una visita, forse avrebbe dovuto aprire un dialogo con Emilio sino ad arrivare, e questo è possibile e questo è legale, a una video call per la pianificazione condivisa delle cure. Avrebbe potuto portare alla redazione di una pianificazione condivisa delle cure, quindi sapere cosa voleva Emilio rispetto a un problema respiratorio, in una condizione di tranquillità e soprattutto che avrebbe consentito a tutto il territorio di conoscerla, proprio perché era il centro che avrebbe poi informato tutti i vari elementi, la continuità assistenziale, il medico di medicina generale, l'infermiere. Grazie. Federico, invece dal tuo punto di vista c'è stato qualche inciampo? Buonasera a tutti. Io in questo scenario ci vedo almeno un paio di punti dove si sarebbe potuto agire meglio. Al netto delle considerazioni che parliamo di una situazione di urgenza, di emergenza, in cui si può anche comprendere la parte, chiamiamola, psicologica, l'impatto psicologico degli operatori che si trovano ad agire. Ma il primo che mi viene in mente è l'operatore della centrale operativa, il quale, dopo aver inviato ovviamente nei tempi previsti il mezzo e i mezzi di soccorso, avrebbe potuto, ed è una cosa che non è così peregrina, cioè si fa, rifare una seconda telefonata, ricontattare la zia, per chiedere, dal momento, dando per scontato o no, però cercando, immaginando che abbia fatto una sorta di anamnesi nel triage telefonico e che quindi la malattia fosse venuta a conoscenza dell'operatore centrale, avrei dovuto ricontattarla e chiedere se fosse a conoscenza di eventuali dati o di pianificazioni condivise di cura. In maniera da trasmettere l'informazione poi al personale di soccorso, al personale dell'ambulanza. A sua volta il medico dell'ambulanza, che ahimè a seconda
delle regioni è di varia formazione, non sono sempre rianimatori, non sono sempre medici d'urgenza, ma al di là di quale sia la formazione specifica del medico dell'ambulanza, è abbastanza certo che avrebbe dovuto quantomeno provvedere a alleviare ovviamente la sintomatologia iniziale di Emilio e prendersi quel poco tempo, non ne serve tanto, per informarsi all'interno di una anamnesi, se vogliamo rapida, ma comunque necessaria, se appunto vi fossero delle date, delle pianificazioni condivise di cura, sulla base delle quali avrebbe potuto poi programmare il suo iter terapeutico nella prima fase di urgenza. Grazie, grazie Federico. Daniele, dal tuo punto di vista? Molto Daniele. Buonasera a tutti. Sì, è uno scenario che si presenta ahimè frequentemente, però io voglio sottolineare una cosa. Non credo che esistano persone che non scelgono. Come ha detto bene prima Daniela, si può scegliere di non scegliere, quindi è anche questa una scelta. Quindi io non mi permetto di discutere l'intervento del rianimatore o del 118ista nell'intubare questo paziente, ma vorrei sottolineare proprio con forza che l'intubazione di un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica non vuol dire necessariamente decretare la fine della malattia, ossia senza l'intubazione il paziente sarebbe deceduto. L'intubazione è un mezzo attraverso il quale si possono poi somministrare le varie cure. Non vuol dire, il messaggio forte è che non è che un paziente sempre intubato vuol dire tracheostomizzato, vuol dire rimanere collegato a vita col ventilatore. Per questo che sarebbe stato importante che Emilio fosse stato seguito periodicamente dal centro di riferimento, quindi con visite periodiche attraverso le quali noi avremmo potuto in quel momento trasmettere al collega del 118 e soprattutto trasmettere all'ospedale in cui finirà la situazione respiratoria di Emilio che precedeva questo evento di soffocamento. Il fatto che Emilio fosse a casa senza ventilatore ci suggerisce che la funzionalità respiratoria di Emilio non fosse così alla fine e quindi questo paziente dopo l'intubazione è possibile ancora pensare di gestirlo in altro modo o quantomeno sarebbe importante, lo vedremo poi negli altri scenari, che Emilio a questo punto manifestasse le sue volontà. In questo momento noi non le sappiamo, non siamo a conoscenza, stiamo agendo nell'emergenza. Quindi l'emergenza vuol dire in quel momento garantirne la sopravvivenza, quindi io non disquisisco in quel punto, credo che l'intubazione fosse stata assolutamente necessaria per impedire il soffocamento, quindi abbiamo l'intubazione, ma ricordiamoci che il tubo non vuol dire fine vita di quel paziente. Tubo vuol dire poi permettere a noi di vedere meglio in altri scenari che vedremo più avanti. Aiuto. Grazie, grazie Daniele. E ve lo leggo io lo scenario B per evitare di condividere continuamente le slide. Lo scenario B ci dice che Emilio è cosciente quando arriva l'ambulanza, ma è agitato perché la zia non comprende ciò che vuole dirle. Il medico del 118 lo intuba, lo seda e lo trasporta in ospedale. Ecco, qui mi piacerebbe avere il parere della dottoressa Cattaneo e del dottor Fiocca. Daniela. È interessante questa situazione, cioè la persona è presente, è in grado di esprimersi, nello scenario precedente non c'era questa condizione, questa possibilità, ma l'azione che viene messa in atto è sediamolo. Perché è agitato, è logico, no? Quando noi ci troviamo di fronte a una condizione in cui una persona è agitata, è magari anche intollerante delle azioni che stiamo facendo sul suo corpo, ci viene naturale a dire no, adesso lo tranquillizziamo un po'. E
Qui è mancato un passaggio precedente, la logopedista che si era occupata di informarlo da un punto di vista comunicativo, ha dato ad Emilio la possibilità di conoscere tutti gli strumenti per comunicare in maniera diversa? Nel momento in cui il labiale non era più comprensibile, nel momento in cui la voce non era più emettibile, Emilio conosceva le altre possibilità? Non sto parlando solo della tabella ETRAN o del puntatore oculare, ma sto parlando banalmente della possibilità di dire un sì o un no attraverso la definizione tra la mia azione, cioè io persona che non riesco in quel momento ad esprimere, dico un sì o un no, chiudendo gli occhi, spostando la testa, ammiccando, ognuno ha una sua modalità, e l'altra persona. Cioè la logopedista ha messo nelle condizioni che Emilio possa sempre esprimersi quando è cosciente? Forse questo è mancato. Emilio ha le DAT. Emilio doveva essere informato che le DAT dovevano essere disponibili. Ma cosa vuol dire essere disponibili? Per me che sono abituata ad andare nelle case, vuol dire che questo pezzo di carta, alla fine sapete che è un pezzo di carta, deve essere innanzitutto nella prima pagina, ma non nella prima pagina interna, cioè nella pagina esterna della cartella, se la persona ha un'attivazione ADIO, un'attivazione di cure palliative, un'attivazione di un PRI, cioè di un piano riabilitativo. Oppure deve essere presente, e molti lo fanno, e probabilmente qualcuno di voi conosce questa esperienza, a letto. Fanno una specie di, molto carino, fanno una specie di quadrettino e lo mettono vicino al letto dicendo: quelle sono le mie indicazioni, dottoressa, e chi arriva in questa stanza deve leggere quello che ho scritto lì prima di fare delle azioni, né bene né male, sono azioni di un certo tipo, non sono azioni, come ha detto giustamente anche Colombo, qualsiasi espressione, agire o non agire, è sempre un'azione. Infine, questo medico di medicina generale, mi spiace molto, ma ne ha combinato un'altra, non ha informato la zia che la redazione delle DAT non solo è un diritto, ma anche un valore legale. Non ha informato la zia che le DAT trasformate in PCC, cioè in pianificazione condivisa delle cure, sono fondamentali per un malato cronico. Questo medico di medicina generale forse ha attivato sì un professionista perché rimanga all'interno della casa come monitoraggio, come presenza, ma non ha dato tutti quegli elementi fondamentali nell'ambito del processo di un paziente affetto da SLA, quindi di una persona che ha una malattia che evolve, come tutelarlo, quali erano gli elementi e gli strumenti per consentire a lui di essere sempre autodeterminato. Federico? Beh, per me siamo nella situazione dello scenario A, in cui però manca addirittura il tentativo di comunicazione del medico con Emilio, perché se prima la comunicazione doveva essere fatta col familiare di riferimento, qua è con Emilio in persona, e questo, se vogliamo, è ancora un errore maggiore, se possiamo chiamarlo errore. Vorrei però un attimo ricollegarmi a quello che ha detto Daniele prima, che è perfettamente vero che l'intubazione di per sé non è una manovra irreversibile, soprattutto in una situazione come questa, in un primo episodio, dove è verosimile, molto verosimile, che anche qualora vi sia un'intubazione di cui non si sa se fosse stata voluta o meno, però è verosimile che si risolva l'evento acuto per poi arrivare a un'estubazione. Certo, poi magari ci saranno delle riacutizzazioni, però l'evento acuto si può risolvere. E anche non si risolvesse, ci sarà il tempo di capire con Emilio, perché si può modulare la sedazione, se Emilio vorrà proseguire con la ventilazione invasiva, e quindi questa è la tracheotomia, oppure no. E a quel punto si può benissimo fare una limitazione, nel senso che qualora la ventilazione meccanica non fosse tollerata da Emilio nei giorni successivi, non c'è niente di non etico nel limitare il trattamento. Certo, Federico, e questo è stato, come sai, ampiamente trattato nel position paper precedente sulla revoca del consenso. Allora, andiamo alla situazione C che vi leggo.
E già direi che a questa chiederei di rispondere alla dottoressa Cattaneo. Scenario C. Emilio, in attesa dell'ambulanza, riesce a far capire alla zia di prendere le disposizioni anticipate delle cure terapia. Quando arriva l'ambulanza, la zia non mostra le DAT e il medico del 118 lo intuba e lo trasferisce al primo ospedale. Questa zia, io in questo caso vedo la zia, ma potrebbe essere il fratello, potrebbe essere la moglie, potrebbe essere la sorella, potrebbe essere il cosiddetto amministratore di sostegno in tutte le funzioni che può avere. Questa zia doveva essere presa in carico dal medico di medicina generale, dagli specialisti del centro di riferimento. Nel momento in cui noi entriamo in relazione con una persona affetta da SLA, non possiamo non entrare in relazione con tutti coloro che sono coinvolti nell'accudimento e nell'assistenza di questa persona. Non sto parlando solo da un punto di vista affettivo, ma proprio da un punto di vista relazionale. Questo comporta la necessità di fare un livello diverso. Il livello assistenziale non è soltanto l'erogare un'azione, mi permetto di specificare, non è soltanto avere il fisioterapista che utilizza le sue tecniche per mobilizzare la persona o l'infermiere che valuta l'astomia, se stiamo parlando di una PEG o di una tracheo. Significa prendere in carico tutte le tematiche comunicative, prospettiche, gestionali, educative, la presa in carico è una cosa più ampia. Non è un'azione. Qua è mancata, l'infermiere non l'ha fatto, probabilmente faceva dei monitoraggi per il medico, ma non faceva anche una presa in carico per la famiglia, quindi non informava. Verificare le aspettative della zia. Il fatto che c'è una persona che ha un ruolo importante all'interno della famiglia, perché è colei che ormai si accudisce, che si occupa della sorella e di Emilio e del nipote, bisogna andare anche a dialogare, dare spazio al caregiver in questo caso, al familiare se fosse un ambito più allargato perché ci sono più elementi, cioè c'è un caregiver ufficiale ma ci sono più persone che poi si ruotano all'interno del percorso assistenziale. Bisogna dialogare, bisogna comunicare, informare e acquisire le aspettative. Ognuno di noi ha un'aspettativa, giusto? Probabilmente la zia, non abbiamo elementi, poteva essere che la sua famiglia era Emilio e la sorella. Quindi ha un'aspettativa che quest'uomo continui la sua vita, corretto dal suo punto di vista, ma è l'aspettativa di Emilio, che avrebbe poi come famiglia una mamma demente con cui non può dialogare e una zia anziana che diventerebbe poi anche per lui, da un punto di vista emotivo, magari una criticità. Io non conosco gli elementi, però li devo approfondire, devo andare a comprendere perché la zia non ha voluto capire, perché non ha capito o non ha voluto capire. Le difficoltà psicoemotive a cui la zia va incontro, che sono legate anche a quello di dire ma se io non faccio niente, Emilio poi non ce l'ho più, Emilio non ci sarà più. Ecco, questi aspetti non possono essere tralasciati nell'ambito della comunicazione alla zia. La presa in carico è proprio andare a verificare, analizzare le aspettative, tutti gli aspetti psicoemotivi, attivando anche i supporti psicologici necessari. La legge è molto chiara sull'aspetto del supporto psicologico. Nel processo della pianificazione non deve essere rivolto soltanto alla persona malata, ma anche a tutti coloro che fanno parte del percorso, perché anche loro, se il paziente, il malato lo desidera, devono condividere le scelte che il malato mette in atto. Quindi qua ci sono stati vari aspetti che non sono stati presi in considerazione da un punto di vista territoriale e questo vuol dire avere una maturità della presa in carico che non in tutti i territori italiani, scusate se mi consentite questa frase, è presente la maturità, ma sono presenti anche i professionisti per dare origine a questa maturità, perché vuol dire che sono professionisti che hanno una visione prospettica della malattia, non una visione puntuale. Non è importante fare tante visite, capite? Io faccio tante visite, ma se poi è un territorio povero di competenze, di visione, non ha grande importanza, perché io vivo al domicilio, non vivo all'interno dell'azienda ospedaliera o nell'ambulatorio.
Ecco, grazie Daniele, proprio rispetto all'ultimo aspetto che hai citato, cioè quello del territorio, la situazione, lo scenario D richiede molta attenzione, perché in questo caso Emilio, in attesa dell'ambulanza, riesce a risolvere la sofferenza respiratoria e la saturazione migliora, e quindi quando arriva il medico del 118 lo trasferisce nel primo presidio ospedaliero dove c'è una pneumologia. Però durante il tragitto Emilio ha una nuova crisi respiratoria. Quindi qui chiederei alle professionalità dell'anestesista rianimatore, dello pneumologo, di darci il loro commento. Daniele Colombo, devi smutarti. Sì, in questo caso la vingestis ha provocato sicuramente un quadro importante da un punto di vista respiratorio. Quindi la vingestis verosimilmente le ha creato un quadro di polmonite significativa, quindi gli ha creato un'ostruzione a livello bronchiale. Nonostante questa ostruzione, la pompa dell'apparato respiratorio, quindi la sua muscolatura, è riuscita ancora di fatto a recuperare e a risolvere la crisi. Vale a dire che in una persona non affetta da malattia neuromuscolare, verosimilmente quest'inalazione le avrebbe comunque permesso di raggiungere un centro di emergenza e poter intervenire, non dico con calma, comunque con le dovute cautele nel risolvere la situazione. In questo caso Emilio però ha una nuova crisi in ambulanza. E questo lascia praticamente, sottende che la malattia neuromuscolare aveva già gravemente coinvolto l'apparato muscolare della respirazione, quindi di fatto la sua pompa muscolare. E questo ha fatto sì che la richiesta da parte dell'organismo di aumentare la sua respirazione per compensare questa assenza di ventilazione in questa parte del polmone ostruita dal materiale alimentare non sia stata sufficiente. E questo fa sì inevitabilmente che precipiti. Questo non è questo non è una bella cosa, non è una buona cosa. Lascia sottendere in effetti che la situazione degeneri in una maniera importante. Quindi deduco che col personale adeguato una nuova crisi in ambulanza deve necessariamente prevedere un arresto dell'ambulanza, un'intubazione e successivamente un arrivo in ospedale al volo. Se così non fosse, credo che non avrebbe una crisi nuova senza motivo in ambulanza da una inalazione, prevedo inevitabilmente un insuccesso terapeutico da parte di personale dentro non in grado a procedere con manovre invasive. È chiaro che una volta arrivati in ospedale, a questo punto prevedo inevitabilmente che lo pneumologo lo vede in seconda battuta con il rianimatore, perché inevitabilmente mi arriva necessariamente col tubo e di conseguenza col tubo ritorna quindi nella situazione A che abbiamo visto all'inizio, e quindi in un paziente intubato che arriva in ospedale, in cui si procederà con come abbiamo visto prima, con i dovuti step nel rianalizzare la situazione. Federico, il punto di vista dell'anestesista rianimatore? Beh, non è molto differente da quello di Daniele. E qua rispetto a prima c'è un fattore tempo, nel senso che qua c'è un viaggio di, mi pare fossero 50 minuti, 40 minuti da qua da casa al presidio ospedaliero. In un punto X di questo tragitto c'è un peggioramento clinico. La mia speranza è che questo tempo sia stato utilizzato dal personale, dal medico, per non tanto a questo punto capire quale
possano essere i voleri, le volontà di Emilio, quanto in un'ottica proprio di comunicazione spiegargli che l'eventuale intubazione, come effettivamente Daniele ha fatto un excursus fisiopatologico corretto, cioè è evidente che qua, a meno che non ci sia un'assoluta non volontà di Emilio all'intubazione tracheale, non vedo molto altro spazio. Però credo che la strada più corretta sia quella di prendere quel tempo per far capire che l'intubazione per l'appunto non è una manovra irreversibile, che si può arrivare in ospedale per poter fare un completamento, un inquadramento diagnostico per risolvere una fase acuta, e che dopo, una volta superata la fase acuta, si può decidere in assoluta autonomia cosa voler fare nell'eventualità di una necessaria prosecuzione della ventilazione invasiva. Ecco Federico, ti chiedo di tenere aperto il microfono perché lo scenario successivo prevede infatti che Emilio intubato si risveglia e, giunto in ospedale, dichiara però di non voler essere intubato. Quindi che si fa? Quindi che si fa? Ovviamente non si corre ad estubarlo, ma il personale sanitario, che sia il medico pronto soccorso, che sia il medico della rianimazione, deve valutare, prendersi il tempo per valutare la coerenza del pensiero di Emilio, confrontandosi col familiare di riferimento, visto che a questo punto le disposizioni di Emilio devono saltare fuori, informare Emilio, trovare un piano sedativo in maniera che Emilio possa essere informato sulle possibilità terapeutiche che ci sono, e dopo tutto questo ovviamente formalizzare in cartella clinica tutto questo percorso e, qualora accettato di Emilio, attuare trattamenti eventualmente che non prevedono intubazione, per cui proseguire con trattamenti di tipo non invasivo, che magari non avranno l'efficacia, soprattutto in una fase acuta, i trattamenti invasivi, ma che sono quelli che Emilio accetta e che quindi è giusto dare. Sì, assolutamente sì. E passerei... allora, c'è un'altra situazione, siamo al penultimo scenario, in cui Emilio si risveglia in ospedale intubato. I sanitari gli dicono che bisogna tracheostomizzarlo, un rianimatore stimola il team, l'equipe a utilizzare la comunicazione aumentativa alternativa, ma nessuno la conosce. Qui chiederei allo pneumologo, al dottor Colombo e alla dottoressa Cattaneo. Daniele. Io banalmente, proprio in maniera molto superficiale, gli chiederei sì o no di aprire e chiudere gli occhi. Quindi approfitterei di questa finestra di lucidità, privo di sedazione, gli descriverei quindi la situazione nella quale si trova, verosimilmente se siamo in una fase irreversibile da un punto di vista respiratorio, quindi dell'impossibilità di recuperare la sua autonomia, gli chiederei come procedere. Non c'è nulla che possa aiutarci, perché nessuno ha degli esperti che possono permetterci di dialogare e quindi di poter avere una conversazione con lui, quindi che non sia univoca ma che sia bionivoca. Gli chiederei banalmente, dopo aver tentato di spiegare il più possibile senza sapere le sue domande, inevitabilmente, ma gli chiederei di aprire e chiudere gli occhi per il sì o per il no. Grazie. Su questo, prima di dare la parola a Daniela, credo che questo sia un punto essenziale. Dall'esperienza, insomma, dal punto di osservazione del centro di ascolto a livello nazionale, noi vediamo che spesso e volentieri nei dipartimenti di emergenza urgenza, quindi in PS eccetera,
i sanitari non hanno proprio le basi di cosa significa interagire con una persona vigile ma incapace di esprimersi, e credo davvero che basterebbe poco per fare un minimo percorso di formazione in cui renderli appunto capaci di stimolare un sì o un no, di fare delle risposte a domanda chiusa. Davvero a volte credo che basti poco per cambiare sostanzialmente proprio delle situazioni viceversa molto molto complesse. Daniela, a te. Io vorrei dare la risposta a questo scenario aggregandomi anche a quello precedente. Federico Fiocca ha fatto una precisazione. C'è il tempo per poter acquisire la sua informazione. Colombo ha detto: in quel momento di vigilanza prendo il tempo per poter comunicare. Ecco, importante, non è vero che una persona intubata e sedata non possa essere recuperata a livello di coscienza e così dare origine a una comunicazione efficace, appropriata e valida. Questo lo sottolineo perché è un'altra tematica presente spesso, fortunatamente non nella rianimazione dove lavora Federico Fiocca, ma spesso presente nelle rianimazioni dove ci viene detto, e io sono stata purtroppo spesso messa in difficoltà per questa affermazione, non è possibile risvegliarlo perché sennò si agita, perché ha il tubo in bocca. Ecco, Federico muove la testa da buon comunicatore non verbale. Non è così, abbiate pazienza, poi spero che Federico dia due elementi maggiori dei miei, ma non è così. Impariamo a dare lo spazio corretto del percorso, la persona può essere recuperata la coscienza, si agita e la risediamo un po' e poi la recupereremo. Deve abituarsi a un ambiente pieno di rumori, di luci, perché la rianimazione non è proprio un bellissimo ambiente, Federico, tu lo sai bene, soprattutto di uno che si risveglia lì e non si risveglia a casa propria. Però gli diamo lo spazio di adeguarsi all'ambiente, ai rumori, alle manovre, e poi gli diamo lo spazio per poter comunicare. Il team multidisciplinare, giustamente qualcuno ha detto di noi professionisti, non sempre c'è la possibilità di avere degli esperti a disposizione. Beh, io su questo invece sono molto arrabbiata. Non è che non c'è, ci deve essere. Sono arrabbiata perché è una scusante. Non è possibile pensare che la struttura ospedaliera o il territorio viaggino in maniera, scusate, chiusa, come due fortezze, l'una è sul territorio recintata e l'altra è l'ospedale con le sue colonne. Non è così. Se io ho una competenza sul territorio perché ho la logopedista, ho la competenza della fisioterapia, l'acquisisco all'interno dell'azienda ospedaliera. Cioè la comunicazione aumentativa non è un elemento che deve essere fatto solo dai super esperti, ma dagli esperti di un team, che può essere tranquillamente un team interaziendale. Aggiungo di più, provinciale, non diventiamo così irrigiditi. Infatti un altro aspetto che ultimamente mi sembra, grazie, scusate se lo vedo in positivo, ma secondo me la pandemia ha fatto emergere, soprattutto fatto sviluppare molte tecnologie a favore dei malati. Anche una video call, la logopedista si mette in video call e parla con la persona, aiuta il rianimatore, parla con i professionisti della rianimazione. Non abbiamo bisogno dello spostamento fisico, lo devo fare al di fuori del mio orario di lavoro, ma non è così. Lo faccio tranquillamente nel mio orario di lavoro, nel mio ambulatorio, in video call. Iniziamo ad utilizzare le metodologie da remoto che sono valide e ribadisco, la legge lo prevede anche come elemento sostanziale nel processo comunicativo. Federico, Daniela ti ha stimolato a dare un ulteriore elemento. Adesso non vorrei tirarmi addosso le ire dei rianimatori italiani, ma se oggi non penso che si possa dire che non ci siano le capacità e i farmaci necessari per ottenere una sedazione cosciente. Non è vero. Non stiamo parlando di traumatizzati cranici, di neurolesi in cui
c'è una componente ovviamente che rende il tutto più complesso. Stiamo parlando di una situazione in questo momento di insufficienza respiratoria dove possiamo con relativa facilità, non la voglio fare troppo facile, chiamiamola relativa facilità, abbiamo farmaci di nuova generazione che ci permettono di ottenere sedazione cosciente in tempi anche relativamente brevi. Punto. Ok, sarà interessante approfondire anche questo aspetto. Allora, l'ultimo scenario, chiedo alla dottor Colombo una risposta. Emilio, all'arrivo dell'ambulanza, viene aspirato e trasportato al primo presidio ospedaliero ove è presente una pneumologia. In questo caso come si procede? Questo è un caso che è già successo parecchie volte, quindi è un caso che si ripete purtroppo. Facciamo una premessa, nonostante tutto la sclerosi laterale amiotrofica rientra nelle malattie rare, quindi è vero che adesso se ne parla, è vero che adesso sembra che tutti la conoscono, ma è una malattia rara, questo vuol dire che non si ha l'abitudine di gestirla nelle pneumologie e questo vuol dire che non necessariamente una pneumologia può gestire correttamente un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica se non ha l'abitudine di vedere questo tipo di pazienti. Non è sufficiente avere la specialità per poter gestire un paziente affetto da malattia dei motoneuroni. Questo vuol dire che l'esperienza è importante e l'esperienza non è nient'altro che far tesoro degli errori e quindi è la speranza di non farne più. Questo lo dico perché gestire questa tipologia di paziente non è semplice. Innanzitutto il paziente arriva e quindi il fatto che venga in pneumologia vuol dire che non è in emergenza, è in un'urgenza, ma in un'urgenza gestibile dallo pneumologo. Quindi in primis naturalmente cerchiamo di capire il paziente come la pensa e quindi cerchiamo di acquisire noi le volontà del paziente. Questo è una cosa fondamentale. È chiaro che se il paziente mi dice: dottore, qualsiasi cosa mi succede mi intuba, basta, abbiamo già finito, abbiamo un percorso chiaro sul quale noi possiamo agire con la massima scioltezza e semplicità. Ma per Emilio non è così, quindi Emilio arriva e dice che dottore io non voglio essere intubato, quindi assolutamente il quadro va avanti, il quadro precipita, il paziente respira male e io ho l'assoluta necessità di intervenire. Allora, lo pneumologo cosa può fare? Se una pneumologia ha una terapia semi-intensiva, può dire: Emilio, io ti garantisco che non ti lascerò il tubo dentro. Permettimi di introdurre il tubo, di risolvere la situazione aspirando, se ho la necessità di aspirare, te lo tolgo. Facciamo una premessa: è possibile avere, come è successo a noi, un parte del polmone, si chiama atelettasia, una parte del polmone che si è chiuso. Si è chiuso perché il bronco si è ostruito da materiale alimentare. Quindi io posso in primis cercare di aiutarlo attraverso la macchina della tosse. Esiste questo presidio dove noi spingiamo dentro l'aria in modo molto forte, la aspiriamo e aspirando poi con un sondino possiamo verificare, vedere se questo è sufficiente. Quindi possiamo alternare la macchina della tosse alla ventilazione non invasiva. Se questo non è sufficiente e il paziente continua a desaturare, ho l'assoluta necessità di procedere ulteriormente. E quindi ritorno, come dicevo prima, chiedo ad Emilio di permettermi di andare giù col tubo, ma garantendogli ad Emilio che lui non si sveglierà col tubo dentro e con la tracheostomia. Quindi se lui mi dà questo consenso, io procedo introducendo il tubo, aspirando il paziente, andando a liberargli di nuovo il bronco chiuso da materiale alimentare, dopodiché lo estubo, lo metto in ventilazione non invasiva e risveglierò quindi Emilio. Questo vuol dire che posso avere un evento infelice? Io sono sicuro di quello che faccio, sono sicuro che intubandolo successivamente potrò estubarlo e la NIV potrà essere sufficiente a garantire la sopravvivenza di Emilio? No, io queste cose però gliele dico ad Emilio, però gli offro una chance.
Senza questa chance Emilio ed inevitabilmente non avrebbe la possibilità di sopravvivere. Io gli offro una possibilità di sopravvivenza. Quindi questo è giusto e corretto darglielo, pur mantenendo di fatto rispondendo alla volontà del paziente. Se il paziente è determinato e dice io non mi voglio svegliare con un tubo per chiedermi se voglio o meno la tracheostomia, io posso comunque svolgere un percorso nel quale garantisco ad Emilio, gli do ad Emilio una possibilità. Non è detto che quella possibilità abbia poi, come dicevo prima, un esito positivo, ma posso dirglielo. La pneumologia è in grado di gestire l'insufficienza respiratoria anche avanzata, acuta, ne abbiamo le competenze. Non vuol dire essere dei rianimatori, è un altro mestiere. Però siamo in grado di gestire sia la ventilazione non invasiva che la macchina della tosse in modo ottimale per poter garantire una possibilità in questa tipologia di pazienti. Grazie, grazie Daniele. Allora, abbiamo un po' concluso gli scenari e io vi invito a fare delle domande in chat, in realtà ne vedo già una. Che quindi leggo a tutti, ma poi ho anch'io una domanda perché i vostri interventi mi hanno stimolato su un tema che non è stato toccato. Allora Marco chiede cosa fanno le regioni ed i centri di riferimento per sensibilizzare le realtà sanitarie territoriali su questi temi che state trattando? Chi si sente di dare una risposta? Vedo la dottoressa Cattaneo che sorride. Prego. Io do il mio punto di vista, quindi spero che i colleghi, entrambi di aziende ospedaliere, diano il loro punto di vista. Se io lo vedo dal territorio, quindi lo vedo da parte delle cosiddette ASL, ASP, ASST, poco. Poco perché organizzare, ben capite che è organizzare un processo decisionale sviluppato su più aree, traduco su più servizi, ambulatorio, medico di medicina generale, di cure palliative, vuol dire costruire la rete della malattia. Tutti ne parlano, se noi andiamo a vedere i documenti, parliamo ormai da 20 anni che si parla di rete di patologie. Però c'è poco a livello nazionale, non so se non c'è una sensibilità. Credo che è un percorso complesso, di questo ne siamo tutti consapevoli, ma se vogliamo tutelare una persona, e io continuo a dire un cittadino italiano, perché che sia malato è... scusate, un'aggiunta, ma innanzitutto un cittadino italiano, e quindi il diritto di legge venga messo in atto e non sia precluso da degli aspetti organizzativi, devo organizzare il territorio affinché questo accade. Non basta, dico questa parte per l'azienda ospedaliera, che una persona abbia in mano un documento che dice non voglio la tracheo. Sappiate che non basta. È necessario che tutti gli attori territoriali siano coinvolti, acquisiscono le competenze, acquisiscono le conoscenze, acquisiscono informazioni e siano allineati, che siano in rete lineare, non in rete, scusate se faccio le montagne, dove qualcuno sa di più, qualcuno sa di meno. Esattamente allineati, perché Emilio, se fosse Emilio, può anche cambiare idea. Quindi ha tutto il diritto di avere un'idea e una posizione rispetto alla TRAC e cambiarla, come può averla rispetto alla PEG o alla NIV o come ha detto Colombo rispetto all'intubazione, che non viene mai messo come scenario possibile, ma uno può accettare l'intubazione e dire però non voglio la TRAC, quindi se dopo tu non riesci a disturbarmi finisce lì. L'opzione di Colombo ha un'azione limitata, perché in realtà il mandare avanti non è per me un vissuto positivo, adeguato, proprio, come volete. Quindi il territorio ha molto ancora da fare, non ci sono territori più avanzati e territori meno avanzati, ci sono dei territori più presidiati e territori meno presidiati. Non sto parlando solo di Aisla, scusate, ma sto parlando anche presidiati da delle maturità professionali. Colombo ha detto non tutte le pneumologie sono in grado di, perché è una malattia rara, e questo vale anche per tutte le altre figure professionali.
non tutti gli altri specialisti sono abituati ad affrontare una tematica così complessa in rete, allineati, in maniera lineare. Grazie. Chiederei anche a Federico e a Daniele di dare la loro risposta. Anticipo che darò subito dopo la parola a Maria Ada che vuole porre una domanda. Prego. Io non ho una risposta così completa come quella di Daniela. Io parlo per la mia esperienza e per quello che conosco che è l'ambito della terapia intensiva e della rianimazione. Quello che posso dire è che negli ultimi anni è sicuramente aumentata la sensibilità da parte degli operatori su questi temi, sull'accettare le volontà del paziente, della persona malata, sul limitare, se non addirittura eliminare il paternalismo medico che ricordo c'era non tantissimi anni fa, voglio dire, quando mi sono laureato, i miei primi anni di specialità, alcune dinamiche le notavo, adesso sono passati 20 anni e mi sono accorto di un cambiamento da un punto di vista proprio culturale. Quindi cosa si stia facendo realmente non lo so, probabilmente poco, e vedo che qualcuno in chat ha dato questa risposta, però almeno da un punto di vista nell'ambito che io conosco devo ammettere che una sensibilità maggiore si vede sempre di più, quello sì. Io credo che anche la sclerosi laterale amiotrofica, come tutte le patologie caratterizzate da alta fragilità, non si sottrae a quello che è un paese eccezionale che è l'Italia, perché è tutto, anche lei finisce nel bottom up, dal basso verso l'alto, non si va in top down, non c'è un'organizzazione. Si parte dal singolo, dalla sensibilità dei singoli, dal gruppo, dall'unione, la massa fa massa, si muovono le coscienze, si muove la politica e si riesce a ottenere qualcosa. Però ovunque noi andiamo e dove troviamo centri d'eccellenza è perché ci sono i singoli individui che si sono appassionati, si sono interessati e quindi hanno creato qualcosa di bello, qualcosa di forte, qualcosa di unico, ma non perché hanno trovato l'ambulatorio già fatto, hanno trovato una rianimazione particolarmente formata, una pneumologia atto, una ragione. Vi prego, chi ha il microfono aperto, prego di chiudere. Quindi questo è per dire che come in tutto, tutte le malattie è lasciato al singolo e quindi ogni ospedale diventa un'eccellenza se ha dentro un'equipe che si è particolarmente sensibilizzata in questo. Ad esempio, se venite da me, ovviamente ci sono io e quindi qua i miei si sono sensibilizzati, da Federico sarà lo stesso e inevitabilmente nei vari centri dove ci sono referenze. E poi grazie a tutto questo nasce quindi AISLA, che può attraverso anche lei muovendo dall'alto, ma soltanto perché è dal basso che si è permesso la costituzione di associazioni e quindi la possibilità di mobilizzare le masse, tutto qui. Grazie Daniele, ecco, tu hai fatto un'affermazione importante. Faccio l'avvocato del diavolo, è chiaro che io come rappresentante di un'associazione di pazienti faccio un po' fatica a pensare che si può avere più o meno accoglienza e competenza in funzione della geografia piuttosto che della politica, piuttosto che è chiaro, però hai detto altrettanto che c'è un'associazione che tenta quantomeno, ecco questo è indiscutibile, tenta di smuovere delle cose e ci riesce laddove il terreno è un po' più fertile. Però chiaramente a noi piacerebbe, ed è peraltro una domanda che è stata fatta e a cui poi diamo risposta, che ci fosse davvero questa equità
che tanto viene recitata e acclamata, ma che purtroppo non sempre c'è. Mariada, io le chiederei di smutarsi, perché io non sono in grado di farlo, e di porre il quesito. Eccomi. Eccola lì. Buonasera a tutti. Allora, io volevo fare una domanda, ma volevo fare anche una premessa velocemente. Mi volevo collegare alla dottoressa Cattaneo quando ha spiegato per quanto riguarda la legge del paziente che può decidere o non può decidere della sua scelta di quello che potrebbe essere. Potrebbe alzare la voce, Mariada, perché non si sente bene, mi scusi. Mi sente? Penso che non sia un mio problema, sia un problema. No, se si avvicina un po' di più. Mariada, si avvicini di più al microfono o comunque a... Ok, mi sente adesso? Sì, prego, prego. Ok, perfetto. Stavo dicendo, mi volevo collegare ad una comunicazione che ha fatto prima la dottoressa Cattaneo per quanto riguarda la volontà di fare o non fare determinati interventi sul paziente. Infatti io mi collego alla legge dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che prevede che qualsiasi persona non è obbligata ad opporsi a trattamenti sanitari e quindi solo per disposizione di legge può effettuare questo tipo di situazione. La mia domanda era per il dottore Colombo, e volevo capire, sempre nella situazione di Emilio, nel momento in cui Emilio riesce comunque a comunicare la sua volontà, che non vuole la tracheostomia, non vuole essere intubato, però ha questa crisi respiratoria, voi come procedete a livello medico? Prima di tutto bisogna fare, non l'ho detto prima, ma è ovvio che bisogna fare diagnosi. Bisogna innanzitutto capire che cos'è che ha fatto precipitare Emilio, che cos'è che gli ha creato l'insufficienza respiratoria. Se intravediamo che in seguito ad una inalazione di materiale alimentare mi ha chiuso un bronco, devo fare una broncoscopia. È solo introducendo questo tubo all'interno del bronco che posso disostruirlo. Quindi la prima cosa, come vi dicevo prima, è chiedere a Emilio il permesso, rispettando la sua volontà di non essere intubato, di poter precedere nel disostruirlo in tutte le maniere. Quindi la prima cosa che farò è assistere Emilio attraverso la ventilazione non invasiva, introducendo la broncoscopia. Quindi io faccio la broncoscopia in ventilazione non invasiva. Questo non vuol dire però che sono sicuro che la cosa non precipiti. Potrebbe precipitare nonostante la ventilazione, non essere sufficiente. Allora in quel caso lì io intubo il paziente, vado giù ancora col fibroscopio ad accertarmi, l'aspiro, lo pulisco, tolgo il fibroscopio, gli rimetto la NIV e risolvo la situazione, se è risolvibile. Viceversa, se mi trovo di fronte ad una polmonite non necessariamente causata da un'ostruzione, ma una polmonite che prevede una risoluzione soltanto dopo terapia medica, allora cercherò, rispettando la sua volontà di non essere intubato, di ventilare Emilio al meglio possibile con la ventilazione non invasiva, utilizzando in una maniera spasmodica la macchina della tosse all'infinito. Bach diceva che puoi addirittura sostituire il ventilatore con la macchina della tosse. Quindi vuol dire che in quel momento lì io cercherò di reclutare il più possibile gli alveoli di Emilio, sostituendolo poi con la ventilazione non invasiva, sperando che sia sufficiente. E se Emilio non vuole tutto ciò, dottoressa Cattaneo? Scusate, mi stavo togliendo dal muto. Se la persona, tutte le azioni che ha esposto Colombo nella sequenza che le ha esposte, poiché ogni azione necessita per legge, Mariada, il consenso,
Ogni azione deve avere un consenso, se no io non la posso eseguire. Quindi devo dire anche, se non accadesse, che cosa potrei fare diversamente, giusto? Cioè, se il dottor Colombo ha intubato, più che ha intubato, è sceso col broncoscopio, è in NIV, cerca di disostruire, c'è una crisi respiratoria, non è risalibile con la NIV, dovrebbe intubarlo e tracheostomizzarlo. Emilio dice di no, si deve fermare. Si deve fermare. E quando si è fermato, logicamente siederà il malato a casa sua in pneumologia, non in un altro setting, a casa sua, affinché la persona abbia rispettate le sue indicazioni. È giusto che tu mi hai dato un tentativo, accetto, ma nel momento in cui questo tentativo non porterebbe una soluzione, io scelgo sempre la non tracheo o la non intubazione. Quindi io credo che quello che sta emergendo sempre più in questa nostra discussione è che ci deve avere molta competenza sull'utilizzo degli strumenti, sapere quanto mi danno e quanto non mi danno, proporli al malato, saperli proporre anche a livello di comunicazione e saperli proporre anche nei tempi giusti, perché Colombo dice se il paziente mi risponde, mi dice, ho capito, però vuol dire che la persona non deve essere agitata, ansiosa, depressa, giusto? Altrimenti la comunicazione è inficiata dagli aspetti psicoemotivi e non è valida. Anche noi sanitari non la consideriamo valida, perché se uno piange mentre mi dice voglio la tracheo, io sono un po' sospettosa, perché mi pongo la domanda dietro a quel pianto cosa c'è. O al contrario, se uno mi dice non la voglio, stessa cosa, non è positivo o negativo, hanno la stessa valenza e qui. E c'è Sonia che fa proprio una domanda per Federico, nel senso che è una situazione, Federico, che immagino che a prescindere dalla SLA a voi capiti molto spesso, quindi quella di un paziente non contattabile e il familiare, il parente che non vuole comprendere la progressione di malattia. Cosa deve fare l'equipe che accoglie quella famiglia? È un problema, perché al di là del fatto che in questo momento il paziente, la persona malata, non è contattabile, si cerca sempre di trovare comunque una condivisione con la famiglia, con i familiari di riferimento. Perché? Perché comunque la famiglia è quella che di fatto porta sulle spalle il burn della malattia, oltre ovviamente alla persona malata. In questo caso il parente che non vuole comprendere la progressione di malattia dovrà comprenderla, bisogna con una comunicazione adeguata, con i tempi adeguati. È chiaro che non si può fare nell'arco di pochi minuti, ci serve un certo tempo attraverso le equipe di cura, insieme a psicologi, psicologi clinici, in maniera da far comprendere la reale progressione della malattia alla famiglia, esplicitando quali possono essere ancora i margini terapeutici, gli spazi terapeutici, e quando invece il trattamento diventa non, insomma, si arriva a un punto oltre il quale bisogna decidere se le volontà della persona malata sono rispettate o meno. Bisogna capire questa cosa. Ecco, e io aggiungo un ulteriore elemento di complessità. Vedo che Sonia ha alzato la mano subito dopo, le do la parola. Perché non abbiamo trattato il tema di un eventuale, anzi faccio due domande in una, poi scegliete voi tra voi tre chi risponde. Ma se Emilio, e cosa che non è così inusuale, avesse negli stessi scenari avesse anche un deficit cognitivo, chi decide per lui? Oppure se ci fosse un conflitto netto tra per esempio la zia di Emilio e il medico di medicina generale, come ci si comporta? Vado io?
che sono ancora smutato. Vai. E nel deficit cognitivo, se ci sono delle DAT, c'è un fiduciario. E il fiduciario, in presenza di deficit cognitivo, è la mia persona di riferimento. Quella la vedo una risposta nella sua tragicità abbastanza semplice. Più complesso quando c'è una discrepanza, mettiamola così, tra le opinioni, i pensieri del familiare di riferimento e il medico di medicina generale. E lì la cosa migliore sarebbe quella di cercare di capire dove nasce questa discrepanza di pensieri e cercare di trovare un punto comune. E se questa cosa non è possibile, anche qua bisogna vedere sulle DAT, c'è un fiduciario. Stiamo parlando sempre del paziente, stiamo sempre parlando, immagino, del paziente col deficit cognitivo, e a quel punto sarà il fiduciario che deciderà. Ecco, facciamo ancora, chiederei a Daniela, ma se invece non ci sono le DAT e non c'è una pianificazione condivisa delle cure, e c'è un paziente che ha un deficit cognitivo o un conflitto, in questo caso, Daniela? Allora, le DAT purtroppo non obbligano al fiduciario, questo non per mettere nei pasticci Federico, ma perché purtroppo la legge dichiara così. Personalmente, e chi mi conosce lo sa, non ritengo ammissibile la mancanza di un fiduciario a tutela della persona che scrive le DAT, quindi non del malato, perché sapete che le DAT le fa il cittadino, non la persona malata. E tanto più nella pianificazione condivisa delle cure, perché è vero che è condivisa con un sanitario, anzi io dico sempre almeno due sanitari, ma anche in quel caso io desidero sempre il fiduciario, lo sanno bene coloro che mi hanno contattato, che magari sono presenti, proprio per tutelare, ribadisco, la posizione in questo caso del malato. Se non c'è il fiduciario, e c'è discrepanza tra eventualmente ciò che uno può aver scritto e ciò che è un sanitario. Allora, se non c'è un fiduciario e c'è un disturbo cognitivo, si va dal giudice tutelare, non ci sono vie scelte. A meno che io ricostruisco la storia biografica del malato attraverso documentazioni che attestano le sue scelte, anche se non correlate direttamente alla malattia in essere. Attenzione, poi è il giudice tutelare che sceglie, eh? Tanto più se ci sono discrepanze. La legge dice se c'è una discrepanza tra il sanitario e il fiduciario, giudice tutelare, ci deve essere una parte esterna. Che cosa noi abbiamo prodotto? Mi permetto di fare questa piccola postilla. Io, Fiocca, Daniele e tutto il gruppo che ha fatto parte di questo position. Ci siamo permessi di dire, se ci fosse un comitato etico, forse qualcosa riusciremmo a ricostruire a livello territoriale senza andare verso gli aspetti, chiamiamoli, della legislazione giudiziaria. Ecco, questo io credo che sarebbe un'implementazione fondamentale. I comitati etici esistono, i comitati etici sono degli strumenti di comunicazione, il bioeticista è un comunicatore innanzitutto, non un decisore, cambiamo i livelli di valenza anche da un punto di vista gestionale, organizzativo nell'ambito sanitario, e quindi in questo senso, secondo noi, e l'abbiamo anche detto e lo vedrete dentro, adesso non mi ricordo più qual era la raccomandazione, abbiate pazienza, in cui noi promuoviamo la presenza del comitato etico all'interno delle rianimazioni, proprio per superare, se volete, i conflitti, se volete le discrepanze, se volete le difficoltà di comunicazione. Attenzione, non solo tra familiari e sanitari, ma spesso, e non so se qualcuno si esprime, ma voi sapete che io sono sempre molto diretta, non ho problemi, ma anche spesso tra gli stessi sanitari che hanno posizioni magari divergenti su quella condizione clinica o su quella possibilità terapeutica.
Credo che sia fondamentale avere un team. Io continuo a dire che io non posso lavorare da solo come sanitario in una malattia complessa, forse posso gestire da solo il diabete nella sua fase iniziale, ma nel momento in cui diventa un po' più complessa non posso più. Devo avere il nefrologo, devo avere il neurologo, devo avere l'angiologo, cioè devo imparare a lavorare con gli altri. Se non so fare questo, la medicina del terzo millennio non può essere svolta da me professionista. Questo ho fatto un esempio diverso appositamente, proprio per dire tanto meglio in una malattia complessa come la SLA. Sonia Storoni, se vuole prendere la parola. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda un pochino fuori dal contesto. Siccome conosco la dottoressa Cattaneo in vari convegni nel passato, e adesso lavoro in hospice, abbiamo un paziente particolare, cioè tipo un Emilio che ha fatto tutto il percorso, non si sa se l'ha fatto col consenso e lo troviamo in Lokedin. Ritorna da un reparto per acuti con pluripiegato, la moglie è caregiver, è un po' in tilt perché questo corpo, insomma, devastato dalle piaghe, lo trova un affronto, insomma, che ai giorni nostri non dovrebbe mai accadere. Purtroppo i reparti per acuti, noi sappiamo quali sono le gestioni dei pazienti senza mobilità, e quindi queste piaghe, insomma, adesso sono il monte più grosso di questa donna. Io credo invece che lei sia in difficoltà, cioè che non riesca a percepire che il marito è in una condizione cioè vicino alla terminalità. Quindi io mi chiedo, come KIP, qual è il comportamento etico per dare aiuto a questa moglie e comprendere la nuova condizione, perché io credo che questa moglie non debba più portare il marito in ospedale e trattenersi da cose di invasività per preservare questo corpo che comunque si è aggredito da altri operatori e il risultato poi è una piaga da decubito. Non è propriamente centrale rispetto al webinar di oggi, però esprime un problema della malattia avanzata che spesso la pianificazione condivisa non viene fatta nei confronti di uno stato di Lokedin. Noi dovremmo invece sempre prevedere quale tipologia di livello assistenziale la persona desidera, quindi la risposta che lei avrebbe bisogno, che è quello di dire: voglio un percorso per acuti anche se sono in Lokedin, voglio essere assistito indipendentemente dal fatto di non poter comunicare, voglio non essere sedato in condizione di Lokedin. Introduco un elemento che magari qualcuno non lo conosce: non voglio essere trattato a livello antalgico quando sono in Lokedin, non voglio un trattamento notturno per dormire quando sono in Lokedin, pur noi avendo difficoltà a capire se poi dorme, se è sedato, se è controllato a livello antalgico, ecco, pur avendo quei limiti da parte nostra, ma sono consapevole dei vostri limiti e io scelgo. Qui ci troviamo in uno scenario molto particolare, ma devo dire molto diffuso purtroppo, proprio perché questo tipo di pianificazione che ho appena detto non è svolta, non è una competenza che io vedo a livello nazionale. Per cui arrivano queste condizioni di impossibilità di comunicazione, con tutta una fase precedente in cui la persona si vede che sta peggiorando nella sua comunicazione, ma non vengono percepite dai vari professionisti e alla fine però la comunicazione non è più presente. Inizia un percorso per acuti, perché logicamente la malattia è in avanzamento. Se abbiamo una Lokedin, Colombo, che è più bravo di me sull'ambito pneumologico, dirà: c'è sicuramente anche un peggioramento del quadro respiratorio, qualcosa. Aggiungo che questo è già intubato, è già la PEG. Cioè no, ma è in tracheo PEG, se è in Lokedin è in tracheo PEG, sicura sta cosa. Solo che per colei come sono io, abituata ai Lokedin, so che in genere si manifestano anche problematiche respiratorie, per cui ci saranno o secrezioni molto addensate o delle difficoltà a mantenere i volumi, o ci sono sempre degli elementi aggiunti, e se il malato potesse esprimersi probabilmente direbbe: ho fame d'aria. Peccato che non lo può fare, quindi non lo sappiamo. Il quadro cutaneo ci dice inoltre che c'è un malassorbimento, giusto? Al di là delle lesioni correlate alla problematica assistenziale, se ha tante lesioni non c'è soltanto problematica assistenziale, ma anche c'è una problematica alimentare, ma non inteso quanto gli diamo di alimento, ma quanto è in grado di trasformare. Questo è un dato che nella fase molto avanzata è abbastanza tipico.
Un'elettroforesi delle proteine ci potrebbe aiutare, lo so che sto diventando tecnica e me ne dispiaccio, però potremmo vedere che nonostante che noi diamo un carico corretto alimentare, ho invece una incapacità di assorbimento, quindi una denutrizione. Allora, questa è una terminalità. Come faccio a spiegare a questa persona dove sono, in quale momento della vita della persona sono, è utilizzare quegli strumenti molto banali, quindi non ci sono bisogno di cose particolari, che fanno vedere che c'è questa difficoltà. Sicuramente ci sarà un addome molto, come posso dire, molto voluminoso, con una perdita completa della possibilità di avere una struttura, tra virgolette, come posso spiegare, è un po' deformato, no? Laddome non è più contenuto all'interno del bacino, ma va a protrudere nelle parti laterali, c'è una difficoltà per quanto riguarda la defecazione. Allora, ci sono una serie di elementi che testimoniano una criticità. È logico, questi sono strumenti che servono per la comunicazione di in quale momento siamo della malattia e quindi qual è il livello assistenziale più idoneo, perché adesso si parla poi di proporzionalità delle cure rispetto al livello assistenziale. La persona ha scelto tracheopeg, quindi ha scelto la vita, ha scelto un livello assistenziale sempre di mantenimento in vita, non ha comunicato come sarebbe stata poi la sua scelta dopo la Loqueddin, ma a questo punto non è tanto lui purtroppo, ma è la malattia che sta mettendo in evidenza una serie di criticità. Non so se ho risposto. Sì, sì, grazie mille dottoressa, grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, io farei una domanda, lascerei un'ultima battuta a Federico Fiocca e a Daniele Colombo. Chiedendovi che cosa abbiamo fatto questo position paper, è stato un lavoro tutto sommato di qualche mese che ha portato appunto alla redazione del documento, e anzi approfitto per dire che il documento è scaricabile dal sito di AISLA, Stefano è incredibile, eccolo lì, www.aisla.it/pubblicazioni. Grazie mille Stefano. E quindi la domanda per Federico Fiocca e per Daniele Colombo è: cosa possiamo fare concretamente dopo questo lavoro di stesura del documento per renderlo applicabile? €100 milioni, anche di più forse. La domanda, non lo so, non è semplice aumentarne la sensibilità, quindi è un lavoro che dovremmo fare tutti insieme, dove AISLA ha sicuramente un ruolo importantissimo. Per quanto mi riguarda, c'è comunque sempre una massima sensibilizzazione, sfruttando il mio posto all'interno del reparto, quindi la possibilità di sensibilizzare i miei colleghi e non solo, quindi la rianimazione e quindi colleghi internisti, quindi la possibilità di allargare il più possibile la visione di questa malattia che, come dicevo prima, ricordiamoci che è rara, potendo quindi collaborare anche con i neurologi, avendo la possibilità di aprire degli ambulatori dedicati e di conseguenza poter interagire non solo con i familiari ma anche con i medici di base, quindi le cose, come vedete, si allargano sempre di più. Federico? Ripeto quello che ha detto Daniele, però sostanzialmente al momento che il trattamento, comunque la cura, il prendersi cura di una persona malata di SLA è per forza multidisciplinare. Oggi abbiamo parlato delle figure mediche, quindi gli pneumologi, gli internisti, i medici pronto soccorso, i rianimatori, ma c'è tutta le figure non mediche, quindi gli psicologi, gli infermieri, i terapisti, i logopedisti. Bisogna spingere, secondo me, sulle direzioni sanitarie, la sensibilizzazione parte da lì, perché dopo chi c'è sotto nella piramide alimentare della sanità, sensibile lo diventa per forza. È brutto da dire, ma
se c'è dall'alto una spinta più o meno forzata, poi la sensibilità si crea. E c'è chi lo sarà di più, chi lo sarà di meno, ma bisogna puntare al vertice della piramide per poi far arrivare la sensibilità alla base. Grazie Federico, io chiudo dicendo che anche noi facciamo la nostra parte come comunità delle persone malate e del ruolo del terzo settore, del volontariato, e ci impegniamo tutti. Quindi con questo io vi ringrazio, è stato un altro momento ricco, intenso, e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie, 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 grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie davvero, grazie. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ok Stefano, penso che possiamo chiudere. Salutarci, sì, ciao a tutti. Buona serata. Grazie ancora, ciao. Ciao.